Ciao Daniele, come stai intanto e dov'è che sei? Dove stai passando questo isolamento? Buongiorno a tutti, ciao Alberto. L'ho trascorso a casa per tutto il tempo e da qualche giorno sono tornato in ufficio qui a Bari, nel nostro ufficio Italia IoT Bari. Senti, prima di entrare nel vivo dell'intervista e di parlare di barche, ti ricordi, diciamo, dove eri e cosa stavi facendo il giorno in cui siamo entrati in isolamento e quali sono stati i tuoi primi pensieri, diciamo, da imprenditore? Beh, diciamo, ero a casa. Me lo ricordo bene perché, se non sbaglio, era durante il weekend. Cioè, se posso usare una metafora, sono abbastanza caduto dalla sedia, a dirti la verità. Sono caduto dalla sedia perché, come tu puoi ben immaginare, noi viviamo in una condizione sociale, politica, economica che è abbastanza lontana da questi processi che noi pensiamo essere sempre dall'altra parte del mondo e quindi in un certo senso un po' non ci hanno mai aggredito. In più perché siamo sempre stati abituati come imprenditori, come impresa, ad essere un po' noi responsabili dei processi, della messa in sicurezza o comunque della gestione delle situazioni di rischio. Quindi questa imposizione un po' così ti spaventa e ti viene da dire e adesso che si fa? Però è anche vero che siamo dei marinai. Per fortuna siamo abituati ad andare per mare. Nel nostro mondo ideale una regata è con 18 nodi e mare piatto. In realtà quando scendi in acqua puoi avere 3 giorni di bonaccia o 3 giorni di tempesta. La differenza è che nel mare hai le previsioni meteo, qui no. Poi d'altronde lo diceva pure Seneca, che non c'è il vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Per cui una rotta la devi per forza decidere, una strategia la devi fare. Senti, hai parlato di strategie, ci puoi raccontare fino a oggi come è stato organizzato il lavoro del cantiere, cosa avete fatto? Allora, prima di tutto, la sera del comunicato del Presidente Conte, noi abbiamo organizzato una notturna call con tutti i responsabili del cantiere, perché il primo obiettivo era quello di mettere tutto in sicurezza, di rispettare i protocolli di cui parte già li avevamo applicati e decidere quali erano le strategie dai giorni successivi, perché comunque un cantiere non lo puoi abbandonare. Abbiamo deciso in pochi giorni di spostare quasi tutti in smart working, proprio per non perdere il contatto con l'esterno, con i fornitori, con i clienti, per continuare la nostra attività commerciale, di marketing e di comunicazione, che penso abbia avuto anche dei buoni riscontri. In più, sai, noi viviamo la nostra vita, corre lungo un cammino di cui ai lati non ti accorgi che ci sono degli spazi infiniti, per cui questo ci ha anche aiutato a guardarci intorno e ad accorgerci che c'era tante attività che erano state messe in un cassetto che non eri riuscito a portare avanti, soprattutto dal punto di vista informatico, l'informatizzazione, la gestione dei contatti della rete, delle procedure. E devo dirti la verità, che abbiamo anche imparato un nuovo metodo, un metodo che comunque noi dovremo necessariamente applicare nel futuro. Per cui, dopo il periodo di stop, che per noi è durato circa 4-5 settimane, tutte le attività al di là di quelle produttive, quindi l'attività di progettazione è proseguita in smart working. Per fortuna avevamo messo un sistema integrato di gestione, un CRM nuovo che ha consentito a tutti di poter lavorare da qualsiasi posto, sia da casa, dall'ufficio, ma anche se fossero dall'altra parte del mondo. Perché avevamo cercato già di creare a priori in azienda un sistema integrato affinché le persone non dovessero passare da un ufficio all'altro per cambiarsi le informazioni. Buono. La produzione dovrebbe partire, cioè in realtà è già partita, semplicemente noi da lunedì stiamo applicando quelle nuove regole, quelle nuove restrizioni affinché consentano anche gli operatori che ci sono nel cantiere di lavorare bene. Poi tu sai, a bordo di una barca quando devi assemblarla o allestirla è un po' difficile evitare le distanze, cioè rispettare le distanze, per cui abbiamo dovuto anche inventare dei sentieri per evitare che il trasporto merci, le persone che trasportassero le merci non si incrociassero con le persone che stanno a bordo. Insomma, non è stato facile, però quasi stiamo diventando un'industria 4.0 Sì, anche. senti, a proposito di produzione, il 1498 di cui ci avete parlato nei recenti saloni, la produzione è cominciata, che tempi ha? È stato ritardato oppure lo vedremo in acqua presto?
Sì, lo vedremo chiaramente perché la produzione è andata avanti. Ci dispiace solo che il 1498, poco prima del lockdown, aveva terminato la fase di laminazione e sarebbe passato immediatamente dopo in allestimento. Pertanto, a fine laminazione, la barca è rimasta ferma 4-5 settimane, perché poi c'era anche da rifare le autorizzazioni al trasporto, i permessi, e quindi anziché entrare in allestimento a marzo, entrerà in allestimento alla fine della prossima settimana. Okay. Subirà 5 settimane di ritardo, speriamo non aumentino, considerando che poi tutti i fornitori dovranno anche loro organizzarsi, perché le forniture parte sono riuscite a essere completate, altre no, perché le aziende fornitrici avevano chiuso. Quindi noi stimiamo un ritardo della barca di circa 4-5 settimane, quindi da giugno dovremo aggiungere quelle 5 settimane. Ok. E per il 15, perché erano praticamente in parallelo, con la differenza che il 54 nella nuova versione bellissima era già in allestimento, quindi okay, è stato semplicemente sospeso. Ok. E senti, invece, riguardo al Salone di Genova, il fatto che diciamo sia stato spostato a ottobre, cosa ne pensi? Beh, intanto è una decisione saggia, perché in questo periodo, da un mese all'altro, gli scenari possono un po' cambiare, non decisamente. Non credo che ad ottobre o a settembre vivremo una nuova era, o torneremo all'era precedente, che credo non tornerà probabilmente più. È anche vero che noi non viviamo in Florida, per cui un mese di differenza, soprattutto a cavallo tra l'estate e l'autunno, potrà avere qualche defaianza dal punto di vista meteo. È chiaro che non si può fare felici tutti. Io certo, apprezzo molto lo sforzo e il fatto che non siano rimasti passivi di fronte, come altri saloni nautici, che non hanno pensato un'alternativa, non hanno compiuto un'azione. E quello che stiamo valutando noi sarà la modalità, cioè questo salone da settembre si sposta ad ottobre in una condizione meteo un po' differente, sicuramente i protocolli che lo legiferanno saranno diversi, non ci aspettiamo e non credo che nessuno si aspetti un'affluenza come quella degli anni precedenti, e quindi bisogna fare un'attenta valutazione di quali saranno i costi e i benefici del salone nautico e di tutti i saloni nautici di quest'anno. Considera che Sydney è stata cancellata, probabilmente anche Singapore e Tokyo verranno cancellate, ora è al vaglio Annapolis, vediamo un po'. Cannes non si è mosso di un centimetro, come se niente fosse accaduto. È vero. Ma senti, pensi che aumenteranno gli eventi, diciamo, i piccoli eventi che i cantieri organizzano magari nelle proprie banchine per far vedere le barche ai propri armatori, organizzare quindi dei mini saloni monotematici, cioè Italia Yachts che si organizza espone i suoi modelli invitando, diciamo, clienti? Sicuramente sì, sicuramente è un programma che noi personalmente porteremo avanti, perché comunque è un format che ci piace, perché in un tuo personale salone nautico, ma anche un evento, un open day, tu riesci a concentrare molto l'attenzione sul tuo cliente, a dedicargli tanto tempo. In un salone nautico tu sei un po' preda degli eventi, delle persone, hai delle giornate in cui hai un'affluenza incredibile, vorresti dedicare del tempo ma non puoi, e delle giornate in cui hai tutto il tempo del mondo ma non c'è tutta questa affluenza. Quindi sicuramente sì, noi ci stiamo già lavorando. Dobbiamo farlo compatibilmente con il periodo dell'anno, le stagioni, le temperature e anche la disponibilità delle barche, ma sicuramente lo faremo. D'altronde l'esperimento di Venezia dell'anno scorso secondo noi ha funzionato e si può ripetere. Poi sai, bisogna anche essere bravi, le cose non vanno fatte a tutti i costi, inteso costi come spese. Certo, è vero. E senti, noi ci eravamo appena, diciamo, messi alle spalle un lungo periodo di crisi. E adesso invece è di nuovo cambiato tutto. Cosa ti aspetti per il futuro? Io non credo che subiremo i danni delle crisi economiche passate. Non ci sono problematiche di carattere finanziario e economico a livello globale, inteso come banche, come credito, come disponibilità di denaro. Più che altro c'è il buon senso da parte delle persone nel non pensare a una cosa non di vitale importanza, soprattutto quelle persone che sulle spalle hanno la responsabilità di aziende e le preoccupazioni. Però credo che la barca innanzitutto sia una delle poche possibilità di trascorrere il tempo libero
in sicurezza, in serenità. Io per primo vorrei tanto andare a tornare in barca con la mia famiglia e non a fare le regate. Questa volta si è spostata un po' la mia attenzione e credo che soprattutto non abbiamo mai registrato un calo dell'interesse sui prodotti, non abbiamo mai registrato per fortuna cancellazione di ordini, non sono avvenuti tutti quegli episodi e quei segnali che erano accaduti durante la crisi. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, io sono entrato nel mondo della nautica quando è iniziata la crisi, per cui per me quello è uno standard. Ok, quindi diciamo... Non lo so come era prima, che era molto più bello sicuramente, non lo so, però per me è la normalità. Senti, ti aspetti di poter tornare te, diciamo, i tuoi armatori a navigare quest'estate? Io credo proprio di sì. Okay. Probabilmente, non so se hai visto che noi abbiamo lanciato un'iniziativa per affiancare i porti italiani. Ecco, se ce la vuoi raccontare di nuovo, è interessante. Sì, allora, in vista anche del fatto che probabilmente le mete straniere come la Grecia, la Croazia, la Costa Azzurra non saranno facilmente accessibili, abbiamo cercato di fare un programma che avesse insomma una duplice funzione. Da un lato quella di dare un servizio ai nostri armatori, semplificargli la vita per potergli dare la possibilità di fare le proprie vacanze in comfort, serenità, senza troppa preoccupazione di trovare un ormeggio, e al contempo quella di spingere un po' e dare importanza alle località italiane, perché molti miei amici o molti nostri clienti, col quale comunque abbiamo un contatto diretto tutti i giorni, non conoscono le località italiane che probabilmente ti possono offrire una vacanza in barca per tutto il mese di agosto. Addirittura l'altro giorno mi ha telefonato un mio cliente che mi ha chiesto di disegnargli un itinerario in Puglia, dicendomi: ora io conosco bene la Puglia e alcune regioni del sud, non conosco bene tutti i porti di tutta Italia. E mi ha detto: però cerchiamo di toccare punti perché io possa fare le vacanze per tutta l'estate. E io gli ho fatto un piccolo itinerario e lui mi ha risposto: ma così ci vogliono 2 mesi. E io gli ho detto: e come vedi non c'è bisogno di andare in Grecia, che io adoro, io amo la Grecia, però ciò nonostante anche in Italia... E questo sicuramente può essere un contributo da parte di Italia Yacht anche per l'impresa italiana, per le strutture italiane, i porti italiani, tutte quelle attività che sono funzionali poi in marina. Cioè dobbiamo darci una mano da soli, cioè, io sono abituato a pensarla così, non c'è qualcuno che ti salva, sei tu che scrivi il tuo destino. Sì, no, è vero, poi soprattutto in mare. Quando sei in mare da solo, se sei nella tempesta, a regoli le vele trovi la rotta, perché è difficile che qualcuno ti viene a salvare. Va bene, Daniele, ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo che hai dedicato a Vele Motore. Grazie a voi e ci vediamo presto. Ciao. Ciao.